Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata dei Grandi Classici Arcade, qui nella sala giochi di Vintage Gamers. Oggi voglio parlarvi di un'icona del mondo dei videogiochi, un capolavoro arrivato nel 1980 che ha saputo catturare subito l'attenzione dei videogiocatori e anche di chi non era ancora abituato ad usare i videogiochi. Stiamo parlando di un giochino molto semplice, nel quale lo scopo è solo quello di mangiare tutto e tanto. Avete capito di chi sto parlando? Eh sì, è proprio lui. A voi, Pac-Man! Avreste mai creduto che l'origine di uno dei videogiochi più famosi del mondo venisse da una pizza? Neanche io. Ma forse non tutti sanno che una sera del 1979, un tizio di nome Toru Iwatani, durante una pizzata tra amici, venne folgorato, dopo averne mangiata una fetta, dall'idea che gli avrebbe cambiato la vita. Ciò che vedeva non era più una pizza alla quale mancava una porzione. Era Pac-Man. Un anno più tardi, nel 1980, l'idea di Toru divenne realtà. Con il suo team programmò una pizza senza una fetta, di colore giallo, con una bocca che si apriva e chiudeva per ingurgitare senza sosta centinaia di pillole e oggetti dispersi in un labirinto. Nessun bottone da premere. Se vuoi andare avanti, devi solo mangiare. Mangiare, mangiare. Ma non sarà facile come credi. Ad impedirtelo ci saranno quattro fantasmini colorati. Ti inseguiranno e se verrai toccato perderai una vita. Devi avere i riflessi, non farti accerchiare, usa i tunnel e se proprio sei in difficoltà, mangia una delle quattro pillole bonus che troverai ai lati. I ruoli si invertiranno. Il significato della parola Pac-Man è riconducibile all'atto di fagocitare tutto e tanto. Questo, unito al fatto che chiunque sia in grado di muovere un controller nelle quattro direzioni e i suoni psichedelici, hanno fatto sì che Midway piazzò nel primo anno 100.000 unità e tutti, non solo i ragazzi delle sale giochi, vennero colpiti dalla febbre di Pac-Man. L'equazione era riuscita. In men che non si dica, Pac-Man ovunque. Sulle scatole di cereali, sui vestiti, sul merchandising per adolescenti e ragazzi. Fu concesso in licenza a più di 250 aziende per oltre 400 prodotti, finché non divenne una vera e propria icona culturale che ancora oggi viene usata per indicare il videogioco. Dimenticatevi di Tetris o Street Fighter 2, qui stiamo parlando di una macchina che fu distribuita in oltre 300.000 esemplari, che fruttò all'azienda qualcosa come 100 milioni di dollari in monetine ed altrettanti in gadget a tema. Fu convertito per qualsiasi console domestica o portatile e per quasi tutti i computer. E fu anche una delle cause della grande crisi dei videogiochi del 1983, che vide un'azienda come Atari sprofondare, accecata dal successo del videogioco e impaziente di lanciare sul mercato un porting per la 2006, che si rivelò un fallimento da 12 milioni di cartucce. Ci sono moltissime curiosità legate a Pac-Man. La prima è il bug del livello 256. D'infatti, il gioco ha livelli infiniti, ma raggiunto il 256, a causa di un errore di programmazione, metà schermo si riempie di caratteri insensati, rendendo impossibile la partita. Questo però non è del tutto vero, perché dovete sapere che nelle prime versioni di Pac-Man, i quattro fantasmini seguivano per tutti i livelli un percorso prestabilito. Si dice che alcune persone abbiano imparato il metodo Get, ovvero sia studiare a memoria i tracciati dei fantasmi e vincere gli schemi proprio in questo modo. Si tratta comunque di una precisione al millesimo di secondo. Una mossa sbagliata vanifica tutto. Nel corso degli anni sono stati sviluppati e pubblicati molti seguiti ufficiali del gioco. I più famosi sono Miss Pac-Man, sviluppata dalla GCC nel 1981, e Junior Pac-Man, del 1983, dove per la prima volta il labirinto si estende oltre lo schermo visibile. E non mancarono ovviamente migliaia di videogiochi che si avvicinavano parecchio all'originale,
e che furono prontamente denunciati dalla stessa Midway per plagio. Pac-Man fu anche protagonista del cartone animato della ABC, The Pac-Man Show, che narrava di come Pac-Man cercasse di salvare i suoi amici e Pac-Land. Divenne un gioco da tavolo e ideatore di molti libri. Pac-Man è ancora oggi un universo con forza magnetica unica, capace di attrarre a sé i giocatori fin dalla prima partita. E se non hai mai giocato a Pac-Man, fallo subito! Scoprirai che mangiare non è mai stato così divertente. Il nostro appuntamento termina qui. Ti ringrazio per avermi seguito e spero che lascerai un like o un commento alla nostra pagina Facebook o sul canale YouTube. Ti aspetto domani nella nostra sala giochi. Back to the 80s. Ciao!